Krishna. Alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore è con te. A nome del santuario do il benvenuto a tutti voi qui raccolti presso la cappellina delle apparizioni. Oggi celebreremo il ricordo di un grande santo che ha un particolare riferimento qui a Fatima, a San Giovanni Paolo II. Sono presenti i seguenti gruppi, quelli iscritti presso il santuario. Innanzitutto il gruppo dell'Unitalsi, sezione Sicilia Orientale, guidato da Padre Giuseppe, che presiede l'Eucaristia. Poi c'è il gruppo di Don Luca Boldrin, che è abate della Madonna del Pilastrello, con un gruppo che appartiene a varie diocesi del Triveneto. Poi c'è il gruppo della parrocchia di Cassago Brianza, guidato dai sacerdoti Don Giuseppe Cotugno e Padre Barco, della diocesi di Milano, e il gruppo di Padre Antonio Aducchio, della parrocchia San Nicola di Bari, diocesi di Trivento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo, Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio ricco di misericordia, che hai chiamato San Giovanni Paolo II Papa a guidare l'intera tua Chiesa, concedi a noi, forti del suo insegnamento, di aprire con fiducia i nostri cuori alla grazia salvifica di Cristo, unico Redentore dell'uomo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ora invece, in Gesù Cristo, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. Così egli ha abolito la legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di Lui, infatti, possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti,
ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce bene ordinata per essere tempio santo del Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito, parola di Dio. Ripetiamo insieme. Il Signore annuncia la pace al suo popolo. Il Signore annuncia la pace al suo popolo. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Il Signore annuncia la nostra salvezza. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Il Signore annuncia il suo popolo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Alleluia, alleluia, alleluia. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Alleluia. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalla nozze, in modo che quando arriva e bussa, li aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svelti. In verità, io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della nozze e prima dell'alba, li troverà così, beati loro. Parole del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Il padrone di cui parla il Vangelo, noi sappiamo che è un Signore così umile che ha scelto di farsi come noi, di condividere con noi tutta la fragilità umana, eccetto il peccato. È un Signore che si fa chiamare amico e che è fratello. È il centro del cosmo e della storia, come il santo che oggi ricordiamo, San Giovanni Paolo II, disse all'inizio di una sua enciclica, la Redemptor Hominis. Lui è il Redentore dell'uomo, lui è colui che ci ha riconciliati con Dio e che ha abbattuto quel muro di divisione di cui parlava San Paolo nella prima lettura. Dobbiamo molto ringraziare il Signore per questo Papa straordinario che il 16 ottobre del 1978 il Signore Gesù ci ha donato, realizzando una promessa che egli stesso aveva fatto a Santa Faustina Kowalska negli anni 30 dello stesso secolo, che dalla Polonia lui avrebbe suscitato quella scintilla che avrebbe infiammato il mondo. Con la sua carità, con il suo esempio, con i suoi insegnamenti, con il suo essere giovane perché amava stare con i giovani,
Io ricordo personalmente ciò che mi colpì del Giubileo del 2000. Sono uno di quei giovani che erano presenti nell'ultimo discorso che gli fece. Disse a tutti noi, parafrasando una frase di Santa Caterina da Siena, se sarete ciò che dovrete essere, darete fuoco al mondo. Ed è così per ciascuno di noi, ciascun cristiano, se accoglie Cristo nel suo cuore, come del resto egli tante volte ha detto, e come la preghiera di colletta auspicava per ciascuno di noi nella preghiera che abbiamo rivolto al Padre, è capace di incendiare il mondo con la carità. Ciascuno di noi deve essere sempre pronto e avere la lampada accesa, non tanto, ecco, per la paura che incombe la morte su ciascuno di noi, e nessuno di noi sa il giorno e l'ora, come dice Gesù, ma piuttosto perché si realizza la nostra umanità proprio quando siamo pronti e siamo con la lampada accesa, così come il Signore spera da ciascuno di noi. Allora chiediamo in questa Santa Messa per ciascuno di noi, per ciascun cristiano, la capacità di essere sveglio, sveglio nel senso che il Vangelo dà a questo termine. Oggi lo ricordiamo come memoria liturgica il 22 di ottobre, benché sia morto il 2 di aprile, lo sappiamo tutti. Normalmente i santi vengono ricordati come nel giorno della morte, che sarebbe il giorno di nascita. Però il 22 di ottobre è il giorno in cui lui ha cominciato il suo pontificato. Quindi la Chiesa è particolarmente grata a quell'inizio proprio per tutti i benefici che abbiamo ricevuto. Lodiamo il Signore perché è buono e non ci lascia mai abbandonati alla confusione, ai problemi, ai nemici del tempo che viviamo. Sia lodato Gesù Cristo. Il Signore continua a donare alla sua Chiesa pastori secondo il suo cuore, che guidano il gregge con la carità di Cristo. Grati per la loro sollecitudine, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre. Diciamo insieme, abbi pietà del tuo popolo, Signore. Abbi pietà del tuo popolo, Signore. Per il Papa e tutti i pastori della Chiesa, con la parola e la vita mai si stanchino di cercare coloro che si sono allontanati e di invitarli a ritornare tra le braccia del Padre misericordioso. Preghiamo. Abbi pietà del tuo popolo, Signore. Per coloro che il Signore ha posto a capo della Chiesa, come guide e maestri del suo popolo, sull'esempio di Cristo, buon pastore, sappiano difendere il gregge da ogni pericolo. Preghiamo. Abbi pietà del tuo popolo, o Signore. Per gli anziani, i malati e tutti coloro che soffrono, trovino sul loro cammino persone consacrate che, come Gesù, mite e umile di cuore, testimoniano la benevolenza del Padre. Preghiamo. Abbi pietà del tuo popolo, o Signore. Per i popoli della terra, si riconoscano fratelli nell'unica famiglia umana e guidati da saggi governanti, costituiscono reti di solidarietà e di pace. Preghiamo. Abbi pietà del tuo popolo, Signore. Per tutti noi, impegnati nel quotidiano, combattiamo dal combattimento della fede, seguendo l'esempio dei santi pastori e dottori della Chiesa,
troviamo la forza di perseverare con Cristo e di condurre molti fratelli e sorelle alla gioia dell'incontro con Lui. Preghiamo. Abbi pietà del tuo popolo, Signore. In un attimo di silenzio presentiamo a Dio le nostre particolari intenzioni. Per tutto ciò che abbiamo chiesto, noi ti preghiamo. Abbi pietà del tuo popolo, o Signore. Signore, che sempre ci parli attraverso i tuoi ministri, fa che compiamo quanto attraverso di loro ci trasmetti, perché vivendo da figli formiamo una famiglia in cui ogni membro sia al servizio degli altri, per Cristo nostro Signore. Guarda questa offerta, guarda noi, Signore, tutto noi ti offriamo per unirci a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva da te ormai il vostro sacrificio, alla gloria del suo nome, e nel nome della Santa Chiesa. Accoglio, Signore, questo sacrificio del tuo popolo, perché i doni che offriamo per la tua gloria in onore di San Giovanni Paolo II siano per noi sorgente di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il vostro. In alto i nostri cuori. Sono rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Giovanni Paolo II, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Paolo II, i Santi Francesco e Giacinta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il segno della pace. Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna. Seguirti se la
gioia cede passo alla stanchezza, la tua voce fa rinascere freschezza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida, sulla strada verso il regno, sei sostegno col tuo corpo. Preghiamo. I sacramenti che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, accrescano in noi l'ardore della carità che infiammò la vita di San Giovanni Paolo II e lo spinse a donarsi instancabilmente per la tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Benediciamo adesso gli oggetti di devozione. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi, affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei Santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Il